Buongiorno, come state? Tutto bene? Siamo nuovamente qui, come sempre, per raccontarci un po' quello che è successo nel nostro martedì. Devo dire che eravate tantissimi, come sempre, quindi vi ringrazio perché voi ringraziate me, ma sono io a ringraziare voi per il tempo che dedicate a me, che passate con me, che passate con noi, quindi grazie, non è scontato. Abbiamo parlato di che cosa? Beh, abbiamo parlato di benessere. Intanto prima abbiamo fatto un giro un po', insomma, come erano le varie temperature a seconda di dove abitate e come sempre ci siamo fatti il nostro giro tra pioggia e magari un po' di sole, un po' di nebbia mista sole e anche bel tempo, perché non dobbiamo dimenticare che c'era stato anche del bel tempo, insomma, non solo in Italia ma anche all'estero, perché abbiamo detto più volte che ormai è un modo per conoscere il mondo, girare il mondo, conoscere il mondo grazie a voi che come sempre, insomma, siete presenti ed attivi. Abbiamo parlato di spa, però, perché di benessere, perché in qualche modo ho detto che vi avrei, diciamo così, portato in settimana in spa e vi avrei fatto conoscere la spa Lange Kerasco. E questo grazie a un gioco, o meglio, a un video di presentazione della spa e anche un po' qualche regola da utilizzare nei percorsi spa, quindi come stare nel percorso spa, ma anche un gioco che vi portava a vincere praticamente un ingresso in spa, un 2x1, quindi venite in due ma paga uno. Ed era un gioco legato un po' a quello che è il modo, no? Di porsi in sauna, di porsi in spa e conoscere un po' dei rituali che vengono fatti, ad esempio nella nostra spa con dei percorsi ritualizzati. Era un modo anche un po' per stare insieme, per giocare, ma per conoscere quanto voi amiate il benessere, quanto voi amiate la spa. E devo dire la verità, insomma, mi avete veramente risposto che molti di voi magari non l'hanno ancora provata, però anche il tempo un pochettino freddo dia la possibilità, mettiamola così, di perché no provare la spa. Marcello, ad esempio, ha detto Bressanone, piscina comunale con spa stupenda, con obbligo della nudità, idromassaggio all'aperto, mentre nevica con vista Dolomiti, fantastico. Beh, e devo dire che mi avete immerso nelle vostre immagini, nelle spa che mi avete raccontato. Mega naturista, invece, lui, come sempre lo sappiamo, insomma, lui ama essere naturale e quindi dice, nonostante, insomma, le temperature facciano siano fresche, sono sempre in costume semiadi mitico, solo felpa in pile, lunghezza 3/4, ricordando il caldo estivo. E quindi già anche qui, insomma, ho immaginato mega naturista. Marcello dice consigliatissimo anche l'hotel Adler ad Andalo, spa bellissima con personale professionale, e poi mi chiedeva se la spa, insomma, anche che era naturista e sì, è dedicata anche a dei percorsi naturisti, essendo noi in un albergo, insomma, abbiamo qualche accortezza in più, però diciamo che ci sono delle giornate che sono dedicate sicuramente ai naturisti. Poi Federico diceva che lui era andato in spa ad Abano Terme. Ah sì, poi dalla spa, esatto, dalla spa siamo passati a quello che come sempre ci piace ed è un po' l'enogastronomia. Quindi abbiamo parlato anche di, se vogliamo, di vini. Insomma, mi avete portato un po' nella vostra regione, ma anche nel vostro stato con alcuni vini che tra l'altro io ad esempio anche non conoscevo. Ad esempio Marco ci ha detto Piemonte regione fantastica per fare degustazioni, ma oltre ai classici Barolo, Barbaresco e Nebbiolo, vi consiglio di assaggiare i grandi vini meno commerciali come Gemme Gattinara o Erbaluce di Caluso, che io tra l'altro mi ricordo aver detto adoro, adoro, adoro l'Erbaluce di Caluso. Gasi invece ci invitava in Australia e così ci faceva sentire, diciamo così, assaggiare il vino australiano. E io avevo detto: sì, però, se devo assaggiare il vino da tutti, ho bisogno anche di un autista perché mi porti in giro e a casa, perché altrimenti non ce la faccio. Ma Gas mi ha promesso anche l'autista, quindi va bene. Mega naturista faceva gli auguri per Santa Cecilia e tutti i musicisti e alle bande, fanfare e c'è più musica in genere. Noi ci siamo uniti a Mega Naturista
stava facendo gli auguri a chi? Beh, al maestro Domenico Guariglia e al maestro Domenico e alla sua banda, che sappiamo, insomma, essere molto attiva sul suo territorio. Poi si parlava di Rossi Frizzanti, ma anche di Fermi. Si parlava di Peter, che è tornato dopo tanto tempo perché era stato il lavoro sulla piattaforma al largo di Gibilterra, beato lui, ma poi era lavoro, quindi non so se è proprio stato beato. Federico ci parlava invece delle parti vintage. Oggi abbiamo spaziato veramente, dove diceva che aveva a casa un ostero della Kai che ha 33 anni, tanti dischi, cassette, e diceva: sono un po' vintage, ma va bene, a noi ci piace essere vintage. Mi avete chiesto di parlare in francese, io che francese, nonostante abbia fatto dei corsi, non lo so, va bene. A Piacenza c'è il Gutturno rosso fermo e frizzante, ci diceva Pierluigi, mentre Mega Naturista sottolineava che c'è anche l'Ortrugo, che è un ottimo vino bianco. E poi di cosa abbiamo parlato? Sì, di lingue, ma lingue non queste lingue, ma lingua intesa come parlare una lingua, visto che mi avevate chiesto di parlare in francese. E io vi ho detto che no, non me la sento tanto, perché nonostante, insomma, abbia, vabbè, una conoscenza, diciamo così, scolastica, ma nonostante io abbia fatto anche qualche corso, ho paura sempre di sbagliare. Allora lì mi avete anche bacchettato un po', perché mi ha detto: ma come, tu devi buttarti, non devi pensare di parlare la lingua come parli l'italiano, farti capire in questo modo, perché sono cose diverse, ma l'importante è buttarsi, e vedrai che in qualche modo riuscirai a raccontare quello che vuoi in qualsiasi lingua. Va bene, ci proverò, ma non lo so, io sono un po' così, se non sono sicura di dire la cosa giusta, insomma, mi fermo. Ma capisco quello che mi dite, anche, anzi, apprezzo anche tanto i vostri suggerimenti. E poi arriviamo come sempre al menù che non può mancare del nostro mega naturista, assolutamente sì. E allora, un menù molto buono, tra l'altro molto, molto interessante anche per la giornata, che era pennette al ragù di cinghiale, filetto di speck affumicato al legno di faggio, come vino Terol d'Egoro italiano del Trentino Alto Adige, strudel con mele, pinoli e uva sultanina. Ok, direi che eravamo a posto per il pranzo. E mi avete parlato anche del Agaiole in Chianti, dove Maurizio dice: un ottimo posto, se vieni ti offro anche un aperitivo. Ma la cosa carina è che anche Adrian da Malta mi ha detto, come si dice, buongiorno in maltese, che prova a ridirlo, ma sicuramente non penso di essere in grado. Ai Gotwa Tajiba, che non credo sia proprio, diciamo così, il modo giusto per dire, per dare, insomma, il buongiorno, ma grazie che, insomma, avete pietà di me e cercate di aiutarmi a salutare anche nelle varie lingue. Detto questo, che dire, io come sempre vi ringrazio, vi ricordo che potete seguirmi anche su Patreon, su Simona Non Solo Radio, che potete scrivermi a imhlibuno@libero.it, e poi naturalmente, insomma, come avete visto, niente, è partito anche l'abbonamento su YouTube, perché molti di voi mi avevano chiesto e ho pensato così di farlo, di dare qualche contributo in più, e sicuramente ringraziarvi e magari avere un sostegno anche per questo canale. Ma detto questo, io sono contenta di vedervi come sempre, di ritrovarvi sempre, per cui per me è stato un piacere. Sapete che il martedì, quando arriva, arriva, come si dice sotto Natale, ma arriva sempre molto, in modo molto positivo e simpatico, per cui grazie davvero, per me è sempre un piacere. Spero lo sia anche per voi. Ci vediamo come sempre qui sul mio canale, e come sempre grazie a voi che mi dedicate il vostro tempo, che lo ripeto, non è poco. Un bacio, grazie, alla prossima. Ciao!